Gianluca Lessi, operatore, qual è il tuo rapporto con i ragazzi? I ragazzi devono sentirsi a loro agio, sempre più liberi a scherzare con noi, a giocare con noi e a confidarci un po' quello che sono i loro problemi. Noi come struttura, come anche comunità, puntiamo molto a quello che è un ambito familiare, perché diciamo che il 99% delle persone che entrano non hanno famiglia o si sono bruciate le possibilità di vivere ancora in famiglia con i genitori o con i fratelli, così. Per loro siamo il papà, la mamma, il fratellone, quello che per il momento non hanno, quindi gli affetti credo proprio più importanti della vita. Michele Giordano, altro operatore. Io sono qui dalla mattina alla sera, ho una mia famiglia composta da una moglie, tre figli e un quarto in arrivo. E condividere per noi significa coinvolgere anche la famiglia, quindi coinvolgere mia moglie e i miei bambini nel venire a vivere dei momenti qui con i ragazzi, che può essere una cena, che può essere una domenica per stare insieme, che può essere l'esempio che mi viene alla mente, è Natale, il Santo Natale. È importante per voi come famiglia aperta o per i ragazzi? Ma io credo che sia molto importante per entrambi, per noi perché comunque si sfata quel tabù che il tossicodipendente è una persona da emarginare, ma che si entra nell'ottica di capire che il tossicodipendente è una persona bellissima, con dei grossi valori, che sono un attimino oscurati da una sostanza, che però nel momento in cui rinasce vengono fuori alla grande e danno una ricchezza grossa sia ai miei figli, perché io vedo le attenzioni che hanno i ragazzi verso i miei figli quando vengono nel farli giocare, nello stare insieme. Ugo Tentori, operatore. Le difficoltà. Le difficoltà sono un forte richiamo alla coerenza e quindi è un richiamo innanzitutto a noi per poter essere persone disposte a non arrendersi di fronte alle difficoltà della vita, anzi ad essere sempre più stimolate dalle fatiche e delle difficoltà. Una grossa fatica, o meglio, il grosso lavoro che poi ci viene richiesto è quello di essere persone che sono capaci di mettere le proprie spalle sotto le loro spalle per portare insieme i pesi che non riescono a sopportare, i pesi della loro vita che li ha portati a fare ciò che hanno fatto. Il tossicodipendente, vedi, appartiene a quel 30% circa degli adolescenti che, come tutti gli adolescenti, hanno un'esperienza quasi mistica di Dio nel periodo della pubertà. Tutti, anche tu, l'hai avuto questo. È un flash quasi. Dopo un 60% lo cancellano questa esperienza, un 30% lo sostituiscono con dei surrogati, ma il bisogno è intenso. Il tossicodipendente appartiene a questo 30% e quando incontra le condizioni favorevoli che gli permettono di vedere la luce del Cristo, ritorna alla vita. Perché in ogni uomo c'è il bisogno dell'assoluto, cioè il bisogno dell'infinito, il bisogno del tutto, ma il tutto non c'è nel limite. Allora l'uomo istintivamente, nel suo stesso essere, cerca il volto di Dio. E allora proprio il tossicodipendente lo sente ancora più forte. E quando viene immesso in un ambito in cui questo si vive, è lo sboccio pieno. E i nostri operatori, i veri operatori, sono coloro che riflettono il volto di Dio sulla loro vita. La terapia di Gesù. Sì, pienamente, pienamente, sì. E io sono il Signore, io sono colui che ti guarisce e ti prende in braccio e cammina con te.